22 febbraio 2021, nella Repubblica Democratica del Congo, un convoglio dell'ONU viene attaccato da uomini armati vicino alla città di Goma, capoluogo della provincia orientale del Nord Kivu. Nell'agguato muoiono l'ambasciatore italiano Luca Attanasio, il carabiniere della scorta Vittorio Iacovacci e l'autista congolese Mustafa Milambo. Oggi, esattamente un anno dopo questa tragica vicenda, segnaliamo delle letture per chi è interessato a saperne di più su i responsabili, sui probabili mandanti, sulle vicende che ruotano attorno a questo drammatico triplice omicidio che colpì e sconvolse l'opinione pubblica. Anzitutto, il primo libro che è stato pubblicato da Matteo Giusti, pubblicato da Castelvecchi ormai qualche mese fa, L'omicidio Attanasio, morte di un ambasciatore. E poi ancora è da poco in libreria la biografia ufficiale di questo diplomatico italiano, pubblicata da PM, si intitola Luca Attanasio, storia di un ambasciatore di pace a cura di Fabio Marchese Ragona. Un altro libro su questa vicenda e anche sul dramma dei bambini soldato nella Repubblica Democratica del Congo, l'ha firmato Antonella Napoli, si intitola Più forti della paura, storie di innocenza spezzata e dell'impegno di un ambasciatore, pubblicato da All Around. Un libro che è proprio fresco di stampa, esce diffuso in libreria in questi giorni, si intitola Delitto diplomatico, la morte di Attanasio e Iacovacci in Congo, Paese Edizioni, ed è un libro firmato a più mani da Antonella Napoli, Fausto Biloslavo, Stefano Piazza, Matteo Giusti, con la prefazione di Toni Capuozzo.